Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti! Ci troviamo a Lucca Comics, precisamente il primo giorno, mercoledì, e qui ragazzi iniziamo subitissimo, andiamo, ma non prima, che già lo sapete raga, lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre, dai, 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 che già inizio a vedere i primi cosplayer, non so proprio dove andare. Come ti chiami, anzi come vi chiamate? Non è nessun personaggio, sono in pigiama, mi chiamo... Lei in pigiama, perché? Perché in pigiama? Perché ho dormito bene stanotte. Non ha dormito bene stanotte. E tu invece per che personaggio è tu? Oppure tu sei in pigiama? No. Io mi chiamo Roxas di Kingdom Hearts. Ti chiami Roxas? Cioè, io sono Roxas di Kingdom Hearts. Tu sei Rox, proprio così ti chiami, Roxas? Sì. Nome originale. All'anagrafe, all'anagrafe mio babbo è andato, ha detto io mi chiamo Roxas di Kingdom Hearts. Io mi chiamo Roxas. Eppure tu, no, tu non sei Roxas, tu no, sei... io mi chiamo Yume. Tu, Yume e Roxas, ci piace raga, ci piace. Ciao Ken e ciao Barbie. Perché avete scelto sti cosplay? Ma innanzitutto la passione e poi soprattutto perché mia moglie mi ha comprato il vestito, quindi... Sì, è stato un bel film, a me piace Barbie, quindi l'ho costretto. I primi cornuti del video, eccolo là, il cornuto del video, eccolo là. Master. Tu sei? Alastor. Alastor, tu invece sei la regina di cuori, quella della canzone, giusto? No. Sono un gufo, sono Stolas. Stolas? Ma di che cos'è? Perché quello che ci sta guardando oltre me è ignorantone. Di che cos'è? Anduin Hotel. Ok. E l'uva boss. E l'uva boss, cos'è un altro? E l'uva boss è la stessa disegnatrice ma due serie diverse. Due serie diverse, però che era io. Siamo signora. Due demoni, dai. Siete due demoni, dai. Siete due demoni, non l'avrei mai detto. Diciamo è parecchio inquietante. Raga, dal vivo è molto più inquietante di quello che può sembrare. Tiè raga, guardate quanto è inquietante sta tipa. Perché chi sei tu? Chi sei? Spiegati, di un po' chi sei. Io sono Varat, di The Nun. Di The Nun, ragazzi, se avete visto il video vi siete sicuramente cagati sotto, sicuramente. Perché hai scelto sto personaggio? Perché mi piace l'horror soprattutto. E poi è un personaggio particolare, non si vede molto in giro e mi piace differenziarmi un po' dalla maschera. Ed è molto inquietante, la maschera raga è molto inquietante. Siamo col Predator raga, Tiè raga, guardate quanto è inquietante, io già me sto a cagassotto. Come te chiami? Beatrice. Per chi hai scelto sto personaggio? Il mio personaggio preferito da sempre. Il Predator, sì. Minchia, ragazzi, avete visto The Predator? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma Lady Oscar, giusto? Sei Lady, certo, Oscar? Certo, ovvio. Com'è che fa canto? Oh Lady Oscar, Oscar. Siamo dei coglioni. E chi lo sa perché? Per chi hai scelto sto personaggio? Perché è figa, perché è forte, perché guida il Gundam. Guidi il Gundam, sì. Megoil. Ah, ecco, quindi è il tuo, quello che sta parcheggiato lì fuori, esatto, dietro le mura. Sì. Quindi, raga, c'hai la multa, c'hai la multa dei vigili. E la nonna di Ari. No, sono la mamma di Baffa, quello, quella lì che fa lì. Raga, no. Votate nei commenti qua sotto che i voti date a ste due figone. Bella di La Bella e la Bestia, giusto? No. Chi sei allora? Che principessa sei? Sono Daisy di Super Mario. Daisy di Super Mario, raga, è sognorantone, lo sapete già. Perché hai scelto sto personaggio? Ah, perché da quando ero piccola che mi piace tanto. E ci giochi a Super Mario? Ovvio, sì. Ci hai giocato? Sì. Ci giocherai? Sì. Ancora? Che personaggio sei? Perché sono ignorante, zi. Che personaggio sei? Non sono creato io. E sta nella sua testa sua, ecco perché era abbastanza inquietante. Ma non mi dire. E tu invece che personaggio sei? Io Chris Kaname da Pretty Star Sognando l'Aurora. Fatto completamente di sartoria. Beh raga, che non ve se vede, tia raga, guardate quanto so figlio e soprattutto lui quanto è inquietante. Siamo con Elsa, sì. E... Anna. E Anna Montana. No, non è Anna Montana. Get the bell.
best of both worlds. Ci sta, ci sta, ci sta, a me piace. Che perché avete scelto sto personaggio? Perché sono... Perché lei è un pezzo di ghiaccio. Totalmente. Totalmente un pezzo di ghiaccio. Perché io soffro tantissimo il freddo e quindi ho detto perché no? Mi ci vedo. Dici, dai. È giusto. Tu invece di ghiaccio. Perché? Perché sono pazza uguale. Sei pazza uguale, ma sei la sua migliore amica? Sì. Sì, o siete gemelle? Siete gemelle, sì. Siete gemelle? Secondo me sono gemelle. Raga, scrivete nei commenti, so gemelle? Secondo me un po' lo sono, un po' lo sono. Raga, qua abbiamo proprio i big, ci abbiamo. Cioè, ce l'hai proprio a punta, è il caso di dirlo, che ce l'hai a punta, ce l'hai a punta. Raga, perché avete scelto sti cosplay? Perché? È perché in teoria il Titanic affonda. Però oggi non ci ha battuto il tempo! E ce l'hai duro, ce l'hai proprio duro! Ce l'hai duro! Che disagio, raga! Tu invece perché hai scelto l'uomo tigre? Perché? Perché mi piace fare botte. Kafka di un castarello. Vabbè, raga, se lo conoscete, scrivetelo nei commenti. Cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Che ti piace o non ti piace questo personaggio? No, no, mi piace parecchio Kafka, sì. E cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Mi sento un po' lei, quindi un po' più fiera, un po' più sicura di me. Non so, che roba sei tu? È Pyramid Head, di Silent Hill. Di Silent Hill? Perché hai scelto sta cosa così paurosa? Perché troppo figo. E soprattutto perché non ci vede a camminare, vero? Cazzo, non vedo niente. Come cazzo fai a camminare con questa cosa in testa? Cioè io non... Come fai? Mi guidano loro o guardo per terra. Ah, fai come i ciecati fai. Il primo giorno non ho visto la fiera praticamente. Ma siamo con l'uomo coniglio, giusto? No, in realtà... No. Che cos'è? Il mio personaggio è attratto da leopardo delle nevi. Ok, quindi sei un leopardo delle nevi? Possiamo dire di sì. Più o meno. Più o meno, dai. E cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Ma soprattutto perché hai scelto il personaggio questo qua? No, questo qua è un personaggio di un gioco per telefono. Ok. Che va molto in Oriente. Infatti qua mi hanno riconosciuto poche persone. Però mi fa piacere che ci trovare altre persone. Quei pochi che ci stanno te riconoscono, esatto. Te riconoscono. Quindi... Siamo invece con Heidi? Sei Heidi? No, io Heidi? No, Heidi da vecchio. Non so, che cos'è? Spiegaci. Si chiama... Io sono ignorante. Azula Shangrotto di... Twisted Wonderland. Senza lenti, senza occhiali, perché i miei occhi erano stanchi. Va benissimo così, raga. Va benissimo così. Cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Tanta frustrazione e vendetta, perché il mio personaggio è un po' cattivo. È cattivo, che fa? Imbroglia le persone. È un truffatore, raga, sì. Abbiamo trovato il truffatore. Pickpocket, attenzione. Pickpocket. Personaggio, sì, io credo di averlo già visto da qualche parte. Confermamelo. Siamo con il principe che cerca moglie, ma l'ha già trovata, quindi... Hai trovato la moglie, raga. Ha trovato la moglie. Cosa si prova a interpretare uno dei tuoi? È un personaggio tuo preferito o testa sul cazzo innanzitutto? No, è preferito, che alcuni fanno pure i personaggi che gli stanno antipatici. No, è il tuo preferito, Non è il mio preferito, però mi sta molto simpatico. Ti sta molto simpatico. Siamo con... Tu sei? Io sono il nuovo Capitan America, Sam Wilson. Sam, il nuovo Capitan America. Raga, votate nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Tia, raga, guardate quanto è figo. Secondo me, se merita tanti voti. Soprattutto, perché hai scelto di fare sto personaggio? Perché ho scelto? Allora, perché ha tanti valori molto importanti e poi mi rispecchia parecchio anche per via del colore della pelle, perché è bene vabbè, o male. Vabbè, però diciamo, è il tuo personaggio preferito o te sta sul cazzo? Perché alcuni lo fanno quelli che gli stanno un po' antipatici, alcuni. No, a me piace, non è il mio personaggio preferito. Ok. Però. Qual è il tuo personaggio preferito? Wolverine. Ti dirò di più. Wolverine si chiama James Logan, sì? Mio figlio che ha 4 anni. Si chiama Logan James. Raga, stima, raga. Secondo me ha vinto tutto lui. Ha vinto tutto. Jack Skeleton, raga. Ma per cosa si prova a interpretare? È Natale o è Halloween oggi? È Natale o non lo so. È un po' inquietante, devo dire. Fateci sapere nei commenti. Scrivetelo nei commenti. È Natale, Halloween o che cosa? O Luca Comics. Non lo so. Mi hai fatto confondere. O sai, perché hai scelto di fare sto personaggio? Perché mi rappresenta, mi raffigura. Ha molte parti.
parti del mio carattere, quindi sei un po' scheletro pure tu. Sì, ho scelto di portare solo questo perché non riesco a entrare in altri panni, quindi non è il testo, il testone non entra in altri panni e quindi ha dovuto portare per forza questo. Tu Batman è riconosciuto? T'ho riconosciuto, credo. Quale Batman so? Tu sei. Aspetta, raga, fatemelo vedere bene. Tu sei il Batman di Contro Superman, bravi, giusto? Bravo, bravo. Raga, almeno la mia ignorantitudine oggi si è data da parte. Superman ci vuole l'armatura, sennò come fai? Se no ti spezza le ossa. Le in due. Però, raga, hai vinto. L'hai ammazzata Batman, l'hai ammazzata. Sì, diciamo di sì. Raga, grande, top del top. Qua c'ha pure l'arma che ha ammazzato Superman, raga. La criptonite. Superman. Questa come fai? Superman, so cazzi tua. Senti, raga, perché hai scelto di fare sto personaggio? Beh, perché ho visto il film, mi è piaciuto un casino e allora dico voglio essere quel personaggio. Ma è il tuo personaggio preferito o te sta un po' sul caso? Perché alcuni fanno pure i personaggi che gli stanno antipatici, no, eh? No, il mio preferito in assoluto. Soprattutto questo caramatura è super cazzuto, zi. Sì. Scrivete nei commenti, ragazzi, qua sotto voi quale Batman preferite. Io sinceramente preferisco il più cazzuto, questo qua. A te non te si vede niente con sto cappellone in faccia. Eccomi. J-Lo E Johnny, di che cosa siete? Raga? Sono ignorantone. Non merita, bravo, esatto. Perché avete scelto sto personaggio? Siamo due amiconi, abbiamo letto la serie in questione e abbiamo detto dobbiamo farlo obbligatoriamente. Sì, come direbbero i giovani di oggi, toccava. Qualcun altro direbbe per forza, però va bene così. La challenge dell'alapegno, facciamolo vedere. La challenge, questa è la patata che ho fatto a Romix. Ho fatto, allora, 3, 2, 1, vai col primo morsetto. Pronti, masticate, ve voglio vedere. Ok, come sta andando? Avvicinati a far vedere come sta Junior, come sta? Ya sta fa? Com'è? Tu come stai? Resistibile? Va giù? Va benissimo. Devi far vedere quanto hai dato. Ma hai dato un bel morso, zia, hai dato il bel morso. Tu? Caldo. Lui è perché lui ha già mangiato il semino, zia. Bravo Goku, bravo. Vai col secondo morso, più importante, magnate ver semino, che è quello che è proprio la morte sua, il semino. Raga, la stiamo sentendo, di la verità. La stiamo sentendo? No. Quanto hai dato il morso? Sì, tu hai fatto il furbetto, hai fatto il furbetto. Vediamo. Un po' di più, sì. Tu la stai iniziando a sentire? Sì, c'è un po', ma va giù. Va giù. Ne mangia ancora, sì. Ne mangia ancora, zire. Oh, attenzione, ne mangia ancora. Tu come stai? Penso bene. Fammi vedere, quando ti... Oh, ha tirato un bel morso, sì, devo dire. È piccante, sì, dopo mi dovete dare un morsetto, così mi voglio sentire. Ma pure io, perché non è che... Ma si sente il piccante? Si sente? Romena? Sì, è buono. Romena, raga, non faccio più l'errore che ho fatto a Romix a tirare il morso dalla patatina. Mai più. Non mi vedete più a fare sta cosa. Datevi un altro morso, vai! Un altro morsetto, non ve lo finisco. Cioè, questo se l'è finito, zi. Questo se l'è finito, zi. Grande. Goku Blu, se l'è finito. Tu ce l'hai ancora? La lingua, raga. Fatemi vedere la lingua, com'è? Raga... Com'è? Tu? Ok. Ok, ci sta. Potenti, raga, è il turno suo, raga, possiamo dire che è terminato perché si è mangiato, fa vedere, si è mangiato pure il picciolo, Tezzi. Si è mangiato tu. E la tua sfida può terminare qua. Vediamo quanto resisti a stare senza bere. Raga, lo sto vedendo. Lacrimare, sta arrivando per lui, per Goku Blu, per Omar. Sì. È un po' dura. È dura. Tu invece? Guarda, mi cola il naso quando mangio piccante. Sta arrivando. Un po' di sete. Hai un po' di sete. No, se vuoi bere, puoi anche bere, però vieni eliminato. Ok, se tu invece? Corpo non mi tradire adesso. Finitevelo tutti in bocca, tutti insieme, vai, così vi voglio, masticate, ve lo dovete masticare. Kaioken per 10. Eccolo.
Buono. 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 Secondo me, ragazzi, secondo me c'hanno l'amianto in bocca, c'hanno. Tu, vabbè, tu come ti senti? Sta diminuendo un po'. Sta diminuendo addirittura? Con calma va giù, sì. Con calma va giù, raga. Attenzione, raga. Qua c'è sta solo una boccetta dell'elfo. Mi sa che mi tocca da qualche altro premio, perché ve la so, se la stanno a mangiare tutta. Come ti senti? Bene. Bene. Bene ancora, lui la sta accusando. Io vedo che loro due la stanno accusando, eh. C'era quello potente dentro di noi. C'era quello potente. Oh, ma non è che mi ha dato il peperoncino fallato, sì. Mi ha dato il peperoncino, si sente, è forte. Allora notiamo che lui sta iniziando un po' a lacrimare, a sgocciolare. Lui anche lo vedo un po' sgocciolante. Tu invece completamente sano, devo dire. Non stai neanche sudando, sì. Tu invece forse sei un po' sgocciolare. Ragazzi, si sente un po' sgocciolare. Sì. Abbiamo il vincitore che lui non ha nemmeno goccia. Oh, ma oh, sì, io voglio far vincere qualcuno dei Dragon Ball, sì. Però qua non sta manco gocciando niente. Oh, raga, è che te giusto. Oh, quel che è giusto è giusto, raga. Io lo vedo, non l'ho visto gocciare. Io, raga, non ho visto gocciare Deadpool. E se anche voi avete votato nei commenti che vinceva Deadpool, avete vinto la prossima sfida. Se ci siete alle prossime fiere, se avete indovinato, siete sorteggiati, siete presi per le prossime sfide piccanti. E quindi Deadpool, te fai sto latte di unicorno insieme al cornetto che mo vedo a tutti quanti, cornetto, l'acqua, va, potete ne basponete l'unicorno. Ti piace l'unicorno a te? Sempre ti piace l'unicorno. Ti è Deadpool ha vinto la boccetta di unicorno, raga. Invece noi ci vediamo al prossimo video. Shokari! I'm